Siamo finalmente arrivati alla prova del 9. Il nostro filoncino di pane è uscito dal forno una mezz'oretta fa, perché un errore sarebbe tagliarlo appena uscito dal forno. Vogliamo assicurarci che la nostra crosticina diventi ancora più croccante e potete vedere che i semini sono rimasti dove li avevamo messi, quindi qua avevamo i semi di papavero. E invece qua i semi di sesamo e poi velocemente mi sono ricordata all'ultimo minuto di aggiungere il sale grosso perché è una cosina che piace a noi. Quindi adesso che il pane si è raffreddato lo andiamo a tagliare. Vi ricordate quella bollicina d'aria? Eccola qua, quindi è il filoncino che abbiamo fatto prima e mi sa che è proprio la parte dove voglio iniziare a tagliare. Ok, benissimo, quindi il nostro pane adesso è pronto. L'unica cosa è decidere cosa farci. Io la Nutella ieri l'ho già finita perché ci stiamo preparando al Nutella Day, quindi mi sono adesso messa un pochino di olio e di aceto balsamico, farò un pochino quello che uno fa a casa e che non fa al ristorante. Però come resistere a questo buon pane quotidiano che abbiamo fatto insieme? Non so se potete sentire la croccantezza della crosta. E abbiamo anche delle bollicine d'aria. E tutto qua. Il prossimo video che vedrete dopo questo sono giusto delle altre idee per decorare il vostro pane. Se avete domande, scrivetemi, ma questo è tutto quello che volevo farvi vedere. Ok? Ciao ciao a tutti quanti!